Questa è la vecchia Xev Yo-Yo e questa è la nuova Xev Yo-Yo. Cosa c'è di nuovo nella Yo-Yo Mai 23? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Campello, CEO di Xev Trade. Cambiano tanti contenuti tecnologici, sia interni che esterni, che relativi alla dinamica di guida, partendo dalle sospensioni, dalla stabilizzazione della vettura, i cerchi, passando all'interno i sedili, la parte legata poi al comfort interno, il climatizzatore e il riscaldamento sono completamente diversi. Altra cosa, batterie, powertrain, quindi motore, sono completamente nuovi, ha un sistema rigenerativo della frenata che permette più autonomia e più economia. E siamo finalmente pronti a entrare dentro la nuova Yo-Yo Model Year 2023, che rispetto alla edizione precedente migliora di gran lunga la vitalità e il comfort interno. I sedili sono nuovi, lo spazio sembra quasi essere aumentato, ma è aumentata sicuramente la visibilità grazie alle ampie superfici vetrate dell'abitacolo. Migliorato l'infotainment con uno schermo da 10 pollici, nuovo anche il climatizzatore che diventa più efficiente. Come si può già notare dall'interno, sono nuovi anche i colori della carrozzeria. A noi è piaciuto particolarmente questo allegro verde menta. La batteria e il motore si rinnovano, resta la potenza di circa 10 kW, ma la tecnologia della frenata rigenerativa è rinnovata, il che porta la nuova Yo-Yo ad avere un'autonomia maggiore. Per quel che riguarda i tempi di ricarica, in casa la Yo-Yo non supera le 3 ore per una carica completa. Alla colonnina invece i tempi ovviamente si dimezzano e il costo per una ricarica completa non dovrebbe superare i 2 euro. Insomma, le novità sono tante, le premesse ottime, non vediamo l'ora di mettere alla prova la nuova Yo-Yo Model Year 2023 in un test drive più approfondito.